Buongiorno a tutti, sono Luigi Onoraco, se preferite, benvenuti a questo nuovo video. Siamo ormai verso il rush finale di questa rubrica Heroes vs. Villain vs. Hell's Villain Edition. Abbiamo affrontato la prima rush delle prime tre medaglie. Adesso faremo una piccola pausa di due video in cui non otterremo medaglie, ma otterremo personaggi SSR, mentre il prossimo sarà solamente come cercare di non impazzire contro lo stage 21 e poi andremo alle ultime due medaglie, per poi chiudere in bellezza questa mini rubrica con l'analisi di tutti i PG che abbiamo visto e preso. Cosa andremo a fare oggi? Il famigerato stage 20, quello che vi regalerà soltanto finendolo 10 stone, un Whist SSR 2, possibile ottenerne anche due alla prima run, e un Old Kai. Cosa posso dire di questo stage? Di sicuro è tra i più difficili. Diviso in due battaglie, il primo round vi porterà contro Goku Super Saiyan God Forza, grandissimo PG che ho avuto il piacere di droppare a questo torneo. E parecchio pesa la battaglia, ma per fortuna non ha molti HP. Il secondo stage vi porterà invece una caterba di nemici, ovvero Whis, Beerus e Goku, se non erro. Il Whis sarà il nuovo, il Beerus sarà la versione per fortuna SR e il Goku sarà invece quello che abbiamo già affrontato nello scorso video. Team consigliato, stesso degli scorsi. Nel primo video ho creato questo team, non pensavo che l'avrei tenuto così tanto, invece ho notato. E invece, oh, per fortuna, stavo temendo di non avere Kid VLR. E invece ho notato che comunque l'ho costruito bene. Un team fatto così, con doppio Kid Buu e doppio Tech interno, fa la sua. Qua useremo Kid Buu soprattutto per la prima fase, i due Tech per la seconda. Come oggetti preferisco fare un cambio. Ovvero, preferisco togliere il Reiyama per mettere l'Ox King. Chi di voi non lo sa, l'Ox King è un oggetto buggato che dovrebbe ridurre del 25% i danni per un turno. È buggato, penso che la Konami lo sappia, non ha intenzione di sbuggarlo e invece di ridurre i danni al 25% li riduce al 25%, diventando di fatto l'oggetto più sgravato del gioco, perché ridurre i danni al 25% lo ritengo abbastanza sgravato. Semplicemente, qua c'è il nostro caro Raichi che invoca le forze del male, cioè noi, per eliminare Goku. E iniziamo. Percorso molto corto, ma molto importante. Cercate di prendere il Ki anche a costo di ricevere danno se avete un team con Kid Buu, tanto il primo turno basta vedere, recupereremo quasi 30.000 HP appena inizia la partita. Potete permettervi di ricevere danno. Cercate di prendere più Ki possibile sperando vi vada o nei Kid Buu o nei Tech. In questo caso è andato su Cooler. Può dire la sua, ci servirà per eliminare Beerus una volta che arriveremo a vedere il nostro key path completo, vedremo chi affrontare per primo nella seconda fase. Non è una scelta sicura, chi dei tre ammazzare dipenderà molto chi prenderemo come key. Avendo attualmente solo un key più 2 opterei per Beerus, in quanto uccidere Beerus ci permetterebbe di toglierci la debolezza di due dei nostri PG. Dovremo comunque vedere, almeno un altro key più lo prendiamo di certo a vedere. Vediamo se abbiamo fortuna e ce ne capita un altro. No, ci capitano solo oggetti. Poco male. Poco male, prendiamo tutto qua che spero vada Cell, se devo essere sincero. Va Kid Buu, che parte con uno. Va bene, va bene, va bene. Come ho detto, la prima fase sarà contro Goku God, è forte, però con un team come questo non rischierete nulla. Attacca una volta a turno, se vi giostrate bene i turni d'attacco
gli spostamenti e altro, a malapena sentirete i suoi danni. Sarà solo un muro di HP da dover spaccare per passare alla vera battaglia. Cercate di tenervi i Kid Buu in turni diversi, soprattutto in vista del secondo turno, in quanto diventerà abbastanza più ostica. E andiamo. Allora, continuiamo a picchiare. Se ci riesce a entrare una special quasi fatta, poco da dire. Se entrare una special è quasi fatta. Se non c'entra la special, poco male. Questa è la sua di special, il pugno del drago del Super Saiyan God. Fa male, fa male. Cercate di non farvi mai colpire un personaggio non AGL. Purtroppo noi abbiamo avuto nello stage 1, cioè nello stage, nel turno 1 un po' di sfortuna, ma ora dovremmo andare bene. Comunque abbiamo portato i Senshu per eventuali casi come questi, non ci stiamo a preoccupare eccessivamente. In questa battaglia è molto consigliato Broly, ma molto consigliato per la seconda fase. Infatti, nell'altro account che sto farmando proprio questo livello per portare a 10 l'SA di Whis, tendo a utilizzare non come doppio leader, però come supporter Broly. Anche perché ce l'ho. Molto preferire perché nella seconda fase la sua special, portandovi anche dietro eventuali oggetti per cambiare i colori agli orb. Non dico che non dovete portarli, però nella seconda fase una sua special può cambiare le sorti della battaglia. I nemici picchieranno in una maniera che voi non avete idea. Stiamo parlando che in un turno dovrebbero essere capaci di infliggere sui, nel peggiore dei casi, 130.000 danni. Nel peggiore dei casi, 130.000 danni almeno possono fare in un turno. Quindi dovete cercare subito di ammazzarne uno a ogni costo. E purtroppo stiamo parlando di nemici con 150-200.000 di vita a testa. Non è affatto una battaglia facile, però basta un attimino di cognizione, ce la si fa. Cercate di non farla durare eccessivamente in questo turno. Vediamo un po': 1, 2, 3, 4. Proviamo. Vediamo un pochino. Meglio tankare. Meglio tankare ora come ora. Senza Broly può essere un pochino pesante la seconda parte. Senza Broly la seconda parte, anzi, non potrebbe, sarà pesante. Il doppio oggetto curativo non l'ho tolto perché, come vi ho spiegato, servirà. Qua è molto probabile dover utilizzare gli oggetti curativi perché riceverete attacchi su attacchi da un fottio di danno. Stiamo parlando davvero di 130.000 danni massimi ottenibili se avete sfiga. Poi è naturale, non l'ho mai visto il turno da 130.000 di danno.
perché sempre sono riuscito a chiudere prima o comunque a fare in modo che non me lo facessero. È però un'eventualità. Esiste la possibilità che vi faccia 330.000 di danni in un turno, perché sono tre boss che attaccano tutti e tre pesante, le loro special di tutti e tre tolgono almeno 40.000 di danno, se non di più. Anche voi quindi che non esagero a dire 130.000 danni, perché 45, 45, 45 sono 135.000. Normalmente un team non li regge. Questo team qua a full vita riuscirebbe a reggerli, ma è l'unica eccezione. Addirittura se avete doppio KB normale non li reggete 145.000 danni, per farvi capire. Quindi prendete tutto molto con le pinze e state attenti. Primo round finito. Non abbiamo tanti HP purtroppo. Non è andato benissimo il primo round. Ma non per questo dobbiamo disperare. La disperazione arriva adesso. La seconda parte è molto complessa. Allora, Wiz vi darà un turno di vita. Partiamo dal presupposto. Wiz il primo turno non farà nulla. Ora bisogna decidere come muoversi. Allora, fermo restando che il team da me utilizzato ha una forza che serve solo di nome per tankare, perché i danni non sa neanche in che paese vivono. Un tech che fa bordelli di danni solo se lancia la special, è un tech che purtroppo serve unicamente a recuperare HP. Capiamo che il primo da far fuori è assolutamente il nostro caro amico Beerus. Ora, siamo costretti a usare un Senshu perché non reggiamo a due special. Anzi no, usiamo un Ox King. Usiamo un Ox King, il nostro stregone del toro. Perché non reggeremo a due special. Beerus è molto probabile lanci la sua special, idem Goku, è molto probabile. Wiz non la lancerà al prossimo turno, probabilmente la lancerà quello dopo. Quindi un po' di respiro lo abbiamo anche da lui. Iniziamo a cercare di far fuori Beerus con tutto quello che abbiamo, tranne il prossimo turno in cui purtroppo mi sa che avremo due KB, il che ci porterà forse a usare il Ghostasher. Forse saremo costretti a usare il Ghost. Guarda quanti chi 3, 6, 9, 3, 6, 9. Se regge due turni riusciamo forse a far fuori Beerus, perché nonostante siano rossi dovrebbero bastare a regalarci abbastanza danni da far fuori completamente, come avete visto, 34.000 danni dalla special di Beerus. Che mi fa pensare però che allora lo stregone del toro nel jump sia stato patchato. Eh sì, perché i danni che sto ricevendo non sono riduzioni al 25%. Come ho contato settimana scorsa, risultava ancora non patchato. Invece pare che nel server jump se ne si siano leggermente stancati di vedersi damage reduction troppo grossi. A saperlo prima. Adesso la vedo nera. Continuo a vederla nera, abbastanza. Continuo abbastanza a vederla nera questa partita. Vediamo un po'. 3, 6, 9, 10, 11. Ah, ho anche sbagliato che non ho messo ad attaccare Goku, ottimo. Vedo molto nera. Ma nera, 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 nera.
Speriamo si muova, come dicevo io, perché non voglio usare gemme, possibilmente. Buongiorno. Ok, siamo in vita. Vedete, questa è di sicuro la battaglia più difficile del gioco, almeno del livello, ma è anche di sicuro tra le più difficili del gioco, molto, secondo me, più difficile di un 40 stamina, ma molto più difficile, senza alcun problema, è molto più difficile di un 40 stamina, quanto comunque 40 stamina non arrivano a questi livelli di danno se non tramite loro abilità speciali. Qua invece stiamo parlando proprio di gente che fa male e non poco. Scusate. Andiamo contro il virus, non c'è altro da fare. Questo turno bisogna cercare di buttarlo giù. Riusciamo a buttare giù virus, utilizzo anche una gemma nel caso muoia, in caso contrario se muoio rifaccio il video. Purtroppo qua è abbastanza senso unico. Non mi dà di nuovo le 10 gemme perché questo account non è in grado di farmarlo davvero bene. Per farmare bene questo livello ci vuole Broly. Davvero poco da dire. Capite però che questo livello è davvero complesso, senza Kid Buu Leader, doppio Kid Buu Leader, anzi, oddio, senza doppio Kid Buu Leader non saprei come si possa fare. Si fa un team doppio Broly che vada di Ghost Yusher e di, come si chiama, di Regalma. Non vedo altre vere soluzioni per. Dai, il prossimo turno Beerus dovrebbe lasciarci. Dicevo, non vedo molte soluzioni diverse per riuscire a reggere decentemente gli attacchi. Abbiamo recuperato 30.000 HP. Adesso dobbiamo vedere cosa fare. Allora, Ox King, che benché abbia una riduzione abbastanza pessima, che non credevo, dovrebbe darci cosa. Non abbiamo la special di, come si chiama, di Whis attiva. Avremo probabilmente la sua special o la sua special, però abbastanza probabile. Vediamo di far danno. Dobbiamo fare più danno possibile a Beerus col primo attacco e con gli altri iniziare a lenire la forza di Goku in modo che rimanga soltanto poi Whis. Il primo da eliminare va in base al team. Se non utilizzate questo team, oppure se avete ottenuto dei buoni Kyorb, usate un forza decente anche, il mio consiglio è di eliminare prima Goku, in quanto è quello che in percentuale fa più danni. Se invece avete ottenuto Kyorb pessimi, utilizzate, come è successo a me, che ho ottenuto un solo Kyorb, alla fine ho usato due. Però abbastanza così, un Kyorb di 1 a Kid Buu serve nella prima parte, però era preferibile a Cell. Nel caso comunque riusciate a ottenere dei Kyorb medio decenti, mirate a far fuori per primo Beerus. No, dei Kyorb non decenti, mirate a far fuori primo Beerus, che è quello che può fare più danni ai Kid Buu, soprattutto in questi turni in cui ne avete due. Benché attaccasse una volta sola, se si metteva male e avevamo magari un int, finiva male. Un turno doppio Kid Buu più
Metal Cooler finisce male. Perché comunque Obirus o Goku ve l'ho beccata in faccia. Eccoci qua. Allora. Usiamo il senso. Obiettivo di sto turno, la morte di Beerus. Poco da dire. In questo turno Beerus deve salutarci. Dovremmo riuscirci. Dovremmo riuscirci a farci salutare Beerus. Riusciamo anche a tankare abbastanza decentemente, perché abbiamo metà degli attacchi tankati. Se Beerus se ne va via abbastanza in fretta, dovremmo anche riuscire a non ricevere il suo danno. Non ci scommetto troppo che riesca ad andare via abbastanza in fretta, ma vabbè, un po' di HP li recuperiamo grazie al nostro amico, che lancia anche la special il nostro amico. Miro a Beerus perché sono abbastanza sicuro che non riesco a ucciderlo con due attacchi là, quindi voglio finire Beerus, ovvero un nemico in meno che lancia anche la Dokkan. Ah, qua ci rifulliamo. Con la Dokkan direi che molto probabilmente ci si rifulla. Buono, buono, buono. Ottimo. Infatti, possiamo andare con pochi HP. Attacco normale, ok. Se mi lancio la special. Oh, vabbè. Spero allora in special di questo, devo scegliere. Oh, vabbè. Non ho ricevuto chissà quanti danni, quindi il refull era abbastanza scontato anche se lanciava solo la special. Però. Oddio, scontato. Mica tanto, erano 120.000 danni per il refull. Se vi chiedete perché va così lento, e penso perché ci sto giocando dal PC. Se ci giocavo dal cellulare, molto veloce, ma alla fine è l'unico aiuto che davvero ti dà, l'unico vero cambiamento di gameplay che ti dà giocare al PC. Questa riduzione della velocità del Dokkan. Che poi ormai è davvero raro fare. Eccoci qua con Super Buu che fa il suo sporco lavoro. Per questo livello, in col senno di poi, avrei preferito mettere Freezer Tech. Più danni. Anche perché siamo costretti a muovere molto di più il PG. Quindi capita spesso che non riusciamo ad avere Kid Buu dove deve stare. Adesso non dovrebbe più capitare perché è morto Beerus, Kid Buu può muoversi come minchia, crede. Ok, e con questo Beerus ci saluta e noi recuperiamo un po' di HP. Abbiamo fatto danni anche agli altri, anche se non si è visto. Questo un pochino mi rode, cioè il Dokkan fa danno a tutti, però avrei preferito che facesse alla minchia, buongiorno, che la facesse alla Broly, cioè che si vedevano i danni. Cioè, qua non so quanti danni ho fatto, so che li ho fatti. So che ne ho fatti anche abbastanza, perché la vita di Whis è calata un bel po', però non so di quanto. Eccoci, allora. Studiamoci bene quest'altro turno. Siamo parati da un contro Whis, chi ci conviene attaccare? Goku ha pochi HP. Goku ha pochi HP. A questo punto, onde evitare i soliti 52 milioni di attacchi di Goku, sono sempre danni, può sempre lanciare quella cavolo di special. Due attacchi a Goku, una Whis. Naturalmente qua si ripete quello che ho detto prima. Prima run 100% drop di Old Kai e di Whis, per la seconda run è iniziato a penare abbastanza. La seconda run il drop non è più al 100%, quindi si deve andare abbastanza a culo sperando di non doverne fare 50.000. Non so dirvi percentuale precisa perché ho appena iniziato a farmarmi Whis. Ho fatto poche run, quindi non mi viene da darvi una percentuale. Quando vi do una percentuale vuol dire che almeno 10-15 run le ho fatte.
e che quindi so darvi una percentuale precisa. Ecco, ora inizia la parte rompi. Infatti, Wiz può ricaricare gli HP. Ora, fermo restando che è una pazzia assurda questo fatto, non c'è modo di bloccarlo. Tutto quello che potete fare è cercare di ammazzare prima la gente. Ora, è fattibile ammazzare prima Goku? Ni. Ni. Cioè, posso farcela, ma non è sicuro. Posso farcela, ma mica è tanto sicuro. Quindi, vediamo un pochino come va Nikki. Quanta vita avrà? 30-40 mila. Ok, no, adesso sto abbastanza sicuro che Goku ci lascia le penne. Lasciamo Whis a ricaricarsi pure perché, da come potete vedere, 6 di chi equivale che al prossimo turno Whis non fa una bella fine. Sì, Goku ci saluta. Può farci i danni che vuole, ma Goku ci saluta. Whis non attacca in suo turno. Abbiamo questo piccolo vantaggio. Goku ci saluta ben bene. Non potete dirmi che rimane in vita. Ok. Ora Whis può ricaricarsi di quanti HP vuole perché non mi interessa. Non ha fatto neanche una grande ricarica. E al nostro turno Whis probabilmente ci saluta. Whis probabilmente ci saluta perché Cell Tech fa male. Come va detta, Cell Tech fa male. Ecco, arrivati in questa situazione, la battaglia è vinta. Cioè, non vedo come, oltre il fatto che probabilmente davvero chiudiamo a sto turno, non vedo come lui possa vincere. Se non avete Cell, che non tutti ce l'hanno, e non tutti ce l'hanno LR, può essere abbastanza più complessa la storia. Cercate di tenervi alti gli HP il più possibile quando affrontate il boss. Portatevi molti oggetti che diminuiscano più possibile i danni che subite. Dovreste riuscire in qualche modo anche voi a farcela. Non è facile, come avete visto. Questa è una delle battaglie più difficili dell'intero gioco, secondo me, date le limitazioni. Reputo ancora, no, non è morto, ma più o meno. Reputo ancora più difficile la boss fight finale dell'altro Heroes pre-Gogeta. Post-Gogeta penso che quella battaglia là si conclude in 2 turni scarsi. Ma pre-Gogeta, prime uscite, l'altra boss fight è molto più complessa, molto più pesante, con premi molto peggiori. Aggiungo anche, post Gogeta, questa diventa una grande battaglia difficile, data la mancanza di PG che possano essere davvero usati come leader. Se parliamo dei buoni, di buoni, c'è chi, c'è Gohan, c'è tanta roba, e i nemici, c'è Gogeta, c'è tanto, dei cattivi davvero imponenti. Abbiamo come leader possibili praticamente soltanto Broly e Kid Buu. Quasi qualsiasi altro team nelle ultime difficoltà, ovvero dalla 20 in poi, rischia davvero di essere surclassato da attacchi. Poi esisteranno di sicuro, io attualmente sto provando unicamente con questi team, questi livelli. Esisteranno di sicuro altri team in cui è fattibile farli. Questo livello qua è difficile con altri team, ve lo dico. Soprattutto la prima parte è fattibile, la prima parte potete farlo praticamente con qualsiasi team volete, Goku Super Saiyan God Strength. La seconda parte la reputo un inferno in terra. Vediamo se almeno ho avuto fortuna. Sti cazzi, mi hanno dato unicamente gli oggetti d'allenamento, va bene, ma contento, che altro posso fare? Detto questo, siamo riusciti a finirla senza usare gemme, sono soddisfatto. Prima volta che l'ho fatto ho dovuto usare gemme, una gemma sola se non erro, però l'ho dovuto usare. Sono soddisfatto che a sto giro invece è andata abbastanza liscia senza problemi. Questo era senza dubbio il livello più difficile. Al secondo posto troveremo l'ultimo, il 23, che anch'esso è molto peso, ve lo dico sin da subito. Molto peso e molto difficile. Dovremo cambiare il team probabilmente per quello.
Infatti adesso mi porto a WRSL. Porto RSL perché avere quel sellaware aiuterà parecchio. Detto questo, vi ringrazio per avermi seguito. Vi invito a, se avete da discutere, scrivere nei commenti o nei gruppi che trovate in descrizione. Ci vediamo alla prossima con lo Stage 21.